Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi farò l'unboxing di questa Alfa Romeo 156 dei Carabinieri e di questa Fiat Stilo della Polizia. Allora, queste macchine sono della New Ray in scala 1,32. Allora, prima che inizi il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina. Ma l'importante è che i video vi piacciono. Allora, incominciamo a vedere gli scatoli dei modellini. Incominciamo dalla Multi, dalla Fiat Stilo. Allora, come al solito qua c'è scritto New Ray, Polizia. Qui ci sono gli avvertimenti. Vietate ai minori, no, per i più 5 anni. Diecast. E in scala 1,32. Qui dietro ci sono le immagini, e qui ci sono tipo le informazioni, e qui c'è la Fiat Official Product. Allora, poi passiamo a questo allo scatolo dell'Alfa Romeo. Purtroppo è un pochetto rotto perché mentre li trasportavo si è un po' corrotto. Allora, come al solito è sempre uguale alla scritta dello scatolo della polizia, che ci sono sempre le scritte di attenzione, la scala del veicolo, la scritta carabinieri, la targhetta col nome del veicolo e basta. Poi passiamo qua, che ci sono anche le immagini uguali a qua, ci sono le immagini, poi di dietro e basta, e la scritta. Allora, ora incomincio con l'unboxing. Prendo la basetta e apriamo e incominciamo ad aprire il veicolo. Allora, incominciamo dall'Alfa Romeo, anzi no, incominciamo dalla Fiat Stilo, che mi è piaciuta molto. Se devo ammetterlo, mi è piaciuta un botto ed è anche molto molto bella. Anche difficile da aprire. Ok, no, non ci sono incastri. Allora, proviamo da questa parte. Allora, ad aprire. Un poco difficile. Molto difficile. Ok, ce la sto facendo. Ok, dopo 50 anni di attesa, scusate, mi è caduto il telefono. Ce l'abbiamo fatta. Allora. Ok, e questa è la Fiat Stilo. Ok, grazie a Dio. No, che okay, grazie a Dio. Qui ci sono lo scotch che unisce lo scatolo. Unisce lo scatolo e lo fa attaccare sotto. Allora, è un pochetto complicato da aprire. Ok, ce l'abbiamo fatta, dopo 50 anni ce l'abbiamo fatta. Ok, qui ci sono le solite viti che attaccano la macchina allo scatolo. E ora attacchiamo, anzi no, e ora svitiamo le viti. Ok. Ok, ce la stiamo facendo benissimo. Le viti, per chi lo vede, sono due le viti. Ok, e una è andata. E ora c'è la seconda, sperando che... Ah, molto facile da aprire. Sinceramente io prima, se devo ammetterlo, non sapevo come si svitavano le viti. Ok, è la Fiat Stilo è venuta. E ora dobbiamo cercare di togliere questa cosa. Oh, facilmente se n'è venuta via. Ed eccola qua. E questa è la Fiat Stilo. Qui gli sistemiamo un attimo il copertone gli sistemiamo un attimo il copertone. Ok, sistemato. E questa è la Fiat Stilo. Questa Fiat Stilo ve la faccio vedere intorno. Di dietro. E gli interni. Poi ragazzi,
chiudiamo gli sportelli della Fiat e passiamo all'Alfa Romeo 159. No, 156, scusate, ho sbagliato. Mamma mia, sinceramente sono molto emozionato ad aprirla perché è una delle mie macchine preferite, la 156. Lo sappiamo tutti, è vecchia la macchina, ma gli rimane sempre il fascino di aver salvato molte vite quando era ancora in servizio. Lo so che dalle ruote vi sembrerà una 159, ma ve lo dico, una 156. Ok, togliamo qui lo scotch che si è appena distrutto, lo scotch, e faccio dall'altro lato. Difficilissimo da aprire. Ok, forse ce la sto facendo, ragazzi. Non capisco, lo so che in questo video ci sono cose che daranno molto fastidio, ma questa è la cosa, porca miseria, questa è una cosa che mi dà molto fastidio quando lo scotch si distrugge. Quando lo scotch si fa e si taglia, sappiamo tutti come va a finire poi. Ok ragazzi, dopo 50.000 anni ce l'abbiamo fatta. Ora incominciamo a svitare st'Alfa Romeo. Allora. Dai raga, ce la stiamo facendo. Che la prima vite sta andando via. Che se ne sta morendo la prima vite. Oh. Ah, no, ancora c'è da svitare. Ok, la prima vite è andata. Ora dobbiamo svitare la seconda vite. Ed eccola qua. E qui c'è l'Alfa Romeo. Ora, come al solito, togliamo questa parte qua. Che unisce gli sportelli ebbene sì, eccola qua. Abbiamo appena svitato l'Alfa Romeo. Questa Alfa Romeo ve la faccio vedere intorno, di dietro e gli interni. Ragazzi, ve lo ripeto, queste due macchine sono della New Ray, sono della New Ray scala 1,32, che si aprono gli sportelli. Questa non ha non c'era la carica a molla. Ma questa no, manco ce l'ha. Pensavo che ce l'avesse. Vabbè. Ebbene sì, ragazzi, spero che questa unboxing molto lunga e anche molto strana vi sia piaciuta. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao.